Nella puntata di oggi ci occupiamo dell'arco. Ovviamente per i primi due importantissimi motivi, e cioè per il fatto che ha un'importanza enorme dal punto di vista costruttivo e strutturale, perché è un elemento che ha caratterizzato l'architettura di 2000 anni. E l'altro invece è l'aspetto estetico e l'importanza da un punto di vista architettonico, proprio perché diventa il fulcro stilistico di molte costruzioni tradizionali, e ne abbiamo di bellissimi esempi in Italia e tantissimi tra l'altro, dove appunto l'arco rende unico un edificio proprio per la sua forma e per l'incidenza da un punto di vista estetico e di impatto visivo nelle facciate. Non appartiene soltanto al passato, non è solo ed esclusivamente un elemento strutturale e un particolare costruttivo degli edifici passati. Anche in questi ovviamente ci interessa perché, come ben sappiamo tutti, questa enorme massa di edifici, di costruzioni di grande interesse, di grande bellezza, richiede continui interventi di recupero, di manutenzione, di restauro, di ripristino, di ricostruzione, e questo rende necessaria anche ovviamente una serie di conoscenze e di competenze indispensabili per poter realizzare, diciamo così, gli interventi di qualità. La necessità quindi di approfondire alcuni aspetti tecnici nella realizzazione degli archi è proprio dovuta a questa presenza massiccia nell'architettura esistente, ma anche ovviamente nell'utilizzo che oggi ancora viene fatto di questo elemento costruttivo, sia da un punto di vista strutturale, anche se con dei limiti e con un utilizzo ovviamente che non è paragonabile a quello che avveniva nel passato, ma anche con interpretazioni in chiave moderna. Ne abbiamo un bellissimo esempio nella chiesa di San Giovanni Rotondo dedicata a Padre Pio, progettata da Renzo Piano, dove gli archi diventano un elemento connotante dell'architettura, ma è un arco veramente particolare. Oltre alla luce notevole di 50 metri e oltre, c'è una pretensione, cioè l'arco è un arco armato, estremamente resistente al sisma, ed è proprio un'interpretazione veramente particolare. Quindi l'arco rimane quello che è, ma funziona da un punto di vista strutturale in modo molto più raffinato e ricercato, e che sfruttando al massimo proprio le capacità della pietra, e cioè la sua resistenza a compressione. La tipologia degli archi che si incontrano nell'esistente, ma anche in quelli che si possono realizzare oggi in cantiere è varia. Ci sono appunto l'arco a tutto sesto, l'arco a sesto ribassato, dove per sesto si intende in genere il rapporto che c'è tra metà della luce e l'altezza dell'arco, dall'intradosso fino all'altezza delle spalle. Ci sono invece altri archi che sono ovviamente importanti da un punto di vista storico, come l'arco acuto, l'arco gotico, ma qui ovviamente l'utilizzo attuale è veramente raro. Dall'altra parte però sono appunto presenti moltissimi edifici, tant'è vero che hanno in qualche modo connotato proprio l'architettura gotica in passato. Andremo adesso a vedere, da un punto di vista un po' più specifico, appunto tutte queste problematiche che riguardano sia la progettazione sia la posa in opera. Solo per facilitarci il nostro ragionamento, cercheremo di seguire in qualche modo la sequenza logica nella realizzazione di un arco, e cioè a partire dalla progettazione fino alla stucatura e pulitura finale. E ovviamente non vogliamo insegnare ai progettisti come si fa e perché si fa un arco, anche se dovremo cercare di dividere e di mantenere sempre separate le due situazioni in cui l'arco è un elemento strutturale e le altre dove l'arco ha solo una funzione decorativa. Anche dal punto di vista costruttivo, qualche volta viene costruito esattamente nella stessa maniera, ma manca la funzione costruttiva. Spesso i progettisti lasciano completamente il particolare costruttivo in mano all'impresa o alle maestranze. Questo significa che disegnano soltanto le forme, al massimo danno l'indicazione di un raggio quando si tratta di un arco a tutto sesto, per esempio, o altri tipi. Quando si deve costruire un arco, difficilmente un progettista pensa ai giunti di malta, e cioè alla dimensione. In un progetto esecutivo dettagliato,
fatto bene, dovrebbero esserci tutte queste indicazioni. Per esempio dovrebbe esserci ovviamente non solo il raggio, la freccia, la luce, la forma geometrica dell'arco, ma anche una serie di indicazioni, proprio di dettagli, eventualmente la presenza o l'utilizzo di pezzi speciali. Quando il raggio dell'arco è molto limitato, quindi molto piccolo, sotto i 60-70 centimetri, anche appunto quello dei pezzi speciali può essere una scelta importante e utile per non avere dei cunei di malta che si vanno a formare tra un mattone e l'altro e che rendono l'arco strutturalmente più problematico e da un punto di vista estetico appunto difficilmente accettabile. Un altro elemento molto utile che in genere diventa problematico per le maestranze è quello del tracciamento degli archi. Ovviamente oggi è possibile superare il problema delle centriche, delle cassaforme che sono necessarie per la costruzione di un arco con dei sistemi evoluti e tutto sommato anche abbastanza economici. Per esempio una centina in polistirolo può superare tranquillamente la fase di tracciamento e di realizzazione delle casseforme in cantiere. Arrivano già pronte, tagliate, quindi basta avere le misure e ordinarle. Quando invece l'arco viene realizzato in cantiere, compresa la centina, è necessario ovviamente fare anche il tracciamento. Anche nella mia pratica di cantiere ho notato molte volte diventa problematico per esempio per le maestranze e in questo caso potrebbe essere molto utile la conoscenza o la capacità insomma dell'architetto, del progettista, del geometra, del direttore dei lavori e così via praticamente, concretamente aiutare in cantiere per avere appunto delle forme costruite che siano esattamente quelle pensate e descritte nel progetto. Per esempio in questo caso per poter costruire su una piccola luce come questa che è all'incirca 80 centimetri Quindi se dovessimo costruire un arco ellittico, per esempio, è una di quelle forme che si incontrano spessissimo nell'architettura esistente, ovviamente, quindi in tutto il nostro patrimonio storico architettonico, ma anche in edifici nuovi, dove magari per motivi decorativi viene realizzato un arco a sesto ribassato oppure un ellittico, perché non si ha molto spazio in alto, quindi perché la freccia dell'arco deve essere limitata. In questi casi sarebbe molto semplice indicare per esempio alle maestranze come fare il tracciamento. Il trucco è molto semplice, basta prendere un pezzo di filo che è uguale come lunghezza alla luce, dopodiché legare i due estremi, due chiodi e battezzando due punti che sono equidistanti dalle due spalle, vale a dire questa distanza uguale all'altra, e ovviamente questi due sono variabili, se ci sono e sono indicati nel progetto, e sarebbe cosa buona appunto, sono semplicemente i due fuochi di un'elisse e quindi un progettista in ambiente vettoriale quando disegna appunto il progetto non ha nessuna difficoltà a determinare, altrimenti può essere fatto per tentativi e quindi semplicemente, ripeto, un filo che è uguale alla luce, dopodiché legando i due chiodi si vanno a posizionare nei due estremi e quindi si lega in questa maniera il filo. Dopodiché basta semplicemente con una matita andare a tendere e a farne il tracciamento. Qui ovviamente se ci sono indicazioni ben precise, come dicevo prima, dei fuochi dell'ellisse è abbastanza facile. Se invece si deve andare per tentativi, semplicemente a seconda di quello che è necessario, si possono per esempio spostare i due fuochi e realizzare sempre un arco ellittico, ma che avrà ovviamente una freccia, quindi un'altezza maggiore, ecco. In questo caso, come vedete, l'altezza dell'arco diventa maggiore di quella di prima, semplicemente spostando. Quindi in estremis, poi unendo i due chiodi, diventa un arco a tutto sesto e quindi diventa un semicerchio. Nella posa dei mattoni, i punti problematici sono fondamentalmente due. Il primo è la posizione geometrica del mattone e da questo punto di vista abbiamo due elementi caratteristici e particolari. L'asse del mattone, che in genere viene controllato con un semplice chiodo e filo dal centro dell'arco, se si tratta di un arco ovviamente a tutto sesto, ma anche negli altri casi è sempre possibile individuare
dei centri, persino nell'arco ellittico, insomma, ci sono dei trucchi per poterlo realizzare facendo sì che i giunti siano ben fatti e distribuiti in modo esteticamente accettabile. E in questo caso quindi si tratta semplicemente di regolare il mattone in questo senso e ovviamente questa è la prima caratteristica e la prima difficoltà. E la seconda invece è proprio quella dell'aspetto realizzativo, è il tipico trucco errato delle maestranze di non riempire con la sufficiente quantità di malta i giunti. Quindi proprio per non sporcare spesso i mattoni o per non andare a toccare con la malta sulla centina e quindi modificare l'intradosso dell'arco, si vanno a caricare i mattoni con poca malta, quindi insufficienza appunto di malta. E siccome l'arco appunto in questa concezione è un arco strutturale, è un elemento strutturale, quella malta lì serve assolutamente ad aumentare la resistenza dell'arco proprio a compressione, che è anche il principio proprio di funzionamento dell'arco stesso. Uno dei punti critici è appunto questo spessore qua, il giunto, nella parte inferiore e nella parte superiore. Ovviamente dipende molto dal raggio e dalle dimensioni dell'arco. Più questo è grande e meno diventa problematico. In tutti i modi il numero dei mattoni e di conseguenza anche la misura dei giunti è fondamentale determinarla prima. Ed eventualmente tener conto di un particolare, che spesso gli elementi scelti per la costruzione, anche se hanno una misura nominale, per esempio nel caso del mattone Uni di 5 cm e mezzo di spessore, magari possono essere più piccoli e quindi la cosa va ovviamente risolta aumentando semplicemente di conseguenza un po' la fuga. Il calcolo del numero dei mattoni per un arco per i muratori può essere spesso un problema. Si tratta quindi di definire il numero dei mattoni e man mano appunto segnare per ciascuno di questi lo spessore di malta e anche la misura del mattone, quindi semplicemente un aiuto per la posa. Nel caso di archi realizzati con mattoni e quindi che rimangono a vista, tutti gli elementi ovviamente devono essere visibili, non solo la pulizia superficiale dei mattoni ha una certa importanza e quindi anche su questa bisogna in qualche modo dare indicazioni precise alle maestranze che spesso lavano il mattone. La pulizia dei giunti ovviamente e la lavorazione non deve mai pregiudicare appunto la compattezza del giunto stesso, anche che, ripeto ancora, nel caso di un giunto strutturale, cioè quando l'arco ha una funzione portante, ha la sua importanza e quindi deve essere assolutamente garantita. Per quanto riguarda la tessitura dell'arco, quando ovviamente lo spessore è notevole, in questo caso abbiamo uno spessore di 25 cm e quindi abbiamo volutamente in questo caso scelto di fare due archi semplicemente sovrapposti. Da un punto di vista strutturale però questo ha i suoi limiti, quindi sarebbe molto meglio ovviamente che i mattoni fossero continui. In questo caso si potrebbe in qualche modo, tra virgolette, copiare quello che avviene in un pilastro e quindi due mattoni in questa maniera, altri due girati per così, esattamente quello che vedete in questo tratto del pilastro. E quindi questo rende possibile ovviamente un collegamento tra i pezzi e una maggiore resistenza dal punto di vista, ripeto, sempre strutturale. Esistono anche degli archi che oggi vengono interpretati sempre, quindi di fatto sono degli archi finti che hanno esattamente questo aspetto simile a quelli del mattone, che sono però all'interno cavi e quindi all'interno dell'arco stesso gli elementi sono degli elementi a C e quindi all'interno viene poi posata un'armatura in acciaio e viene riempito con del calcestruzzo, quindi è un arco armato che dal punto di vista strutturale funziona diversamente.